Ancora, eccoci, buongiorno, Forse, dicono, buongiorno. forse Allora, si dice punto di raduno. punto di uno, ma che da ieri ha ospitato poche macchine, che vedo un pulmino solo Ma io. vedo uno solo, avevano sgomberato Questo tutto. sarebbe il parco assistenza, giusto? Per chi vuole, Parco assistenza per per chi chi vuole, vuole, hanno cioè chiuso, facoltativo facoltativo, infatti hanno chiuso un parcheggio enorme per un pullman. cioè effettivamente c'è cioè, il pezzo di santi schiuso e c'è un camion. Un camion solo, Bello, nel senso bello, perché no, un ha bel camion, un messo un bel camion grigio. bello, O non sì. hanno bisogno dell'assistenza quest'anno, nel senso hanno tagliato i costi, dice ascolta, noi fino a dove si arriva, poi A chi tocca un pianga? poi quando si ferma la macchina la lasciamo lì sul bordo strada e non ci serve l'assistenza. Vi Quindi ricordiamo che siamo anche in diretta sulla radio Elbano Show, la radio isolana, la radio che parla la vostra lingua, la vostra stessa lingua, così voi, duri come la margassite, la potete capite? capire. Quindi niente, Piazza dei Santi è vuoto. Allora, se c'è una Ma c'erano notizia ieri un po' di che... macchine in più? No. Qualcheduna, Qualcheduna. Quindi si parla di giusto tre furgoni? ma... Due? Nemmeno. Ma nemmeno, a chiamarli. Niente. Bastava andare al parcheggio dei camper. O che ti devo dire? Ma questo non lo dico. Ascolta, Questo bastava pure che si fosse sotto casa mia. Deo. Pezzettino lì, proprio lì. Vabbè. Allora, l'isola d'Elba, ho visto stamattina, è entrata nel CONIFA, che è la cosa delle nazioni, il calcio delle Il calcio nazioni. delle nazioni è quello Quello, oh, l'onora, buongiorno, dilettante, no? dilettante, Dilettante. sì. E Gaetano D'Auria dice che il 20 gennaio del 2020 vanno ad andare nell'isola di Jersey Jersey, sì. a commentare questa cosa. Una bella cosa che per l'isola d'Elba sta arrivando nel frattempo la voce fuori campo. Il nostro piccolo come dai, arriva all'ospite, veloce che abbiamo pochi minuti. Andiamo. Veloce, che cazzo fa la sfilata? Oh, Buongiorno. buongiorno. Allora, Va a chiamare due assistenze perché è vuoto sto coso. buongiorno, la nostra psicologa Silvia. Buongiorno. Buongiorno. Mi Buongiorno. rimetto l'occhiale che c'ho Mettiti l'occhiale. l'occhiale. Vai, la metto anch'io. Allora, lei ci Allora, ha sì. chiamato. Allora, io vi ho chiamato per una cosa seria. Sì, Cioè, però non inizia così che mi sembri. una cosa. Sciogliti, sciogliti. Una cosa a cui Una tengo. cosa a cui tengo, bravo. Che sarebbe il discorso Aspetta, guarda, fammi così, che ora ti vediamo meglio. Se no ti muovi. Il discorso del campo per giocare, o comunque spazio pubblico idoneo a giocare a pallone, perché quest'estate è successo che i bimbi dell'età del mio, quindi 2007-2008, non avevano un posto per giocare, andavano in piazza, giustamente li mandavano via, che in piazza non si gioca, andavano al bocchetto, li mandavano via, e quindi erano costretti, noi genitori Il eravamo gioco costretti. era andare via. Sì, quindi noi genitori eravamo costretti a dare 10 euro ogni volta perché volevano giocare 2 ore e giocavano comunque in un campo a pagamento. Secondo noi, secondo me e Michela Guerini, che non c'è però parlo anche a nome suo, noi volevamo raccogliere delle firme o comunque noi avevamo già un'idea che era quella di sistemare quel campo di fronte alla palestra, che non a mettere due porticine così come avevano fatto un'altra volta, spianarlo, mettere almeno anche quattro porte perché lì quattro porte ci È un stanno. privato, quel È un campo. privato? È un privato. Si dice dove ci facevano prima il posteggio. Sì, Perché è che è privato, stato tutto chiuso. privato, adesso è tutto E quello privato. sopra del coso invece com'è? Invece sopra, diciamo. Forse lo so, no? Quello sopra No, dove ci c'è in sono. allestimento, c'è in allestimento La voce del comitato sta parlando. Per ragazzi, il campo davanti a giù, che deve essere ancora finito perché ci sono stati della roba che non, Dei cioè, ritardi dei ritardi burocratici. burocratici. Se ho capito, un Altrimenti cappetto. era già pronto Lo da so, ma è maggio. un cappetto comunque di cemento. È Capito che gioca a piccolo, pallone? sì, ho capito, però ci vorrebbe, secondo me, una cosa tipo di sterrato, comunque di terra, sistemata, come potrebbe essere lì dove c'è Mario Toccacelli, Chi è anche. Mario Toccacelli? Chi è? I bambini devono andare a giocare a pallone in autostrada. In autostrada. No, seriamente, Mario. Anche su una ferrovia ad alta velocità, andiamo. C'è tanto Posso parcheggio, spaccare le li palle. mandano via, li mandano via ovunque. È vero, è vero. È un problema In piazza è comunque, giustissimo che li mandino via perché c'è i tavolini, è giusto. è vero. Devo Ai giocare in sala giardinetti a casa. li mandano via. Non possono stare 24 ore su 24 a giocare alla PlayStation, non è possibile. Brava. Quindi noi. Vabbè, sopra forse, sopra il tendone ci sono quei campi lì. Ho capito. No, quelli sopra il tendone no, Dove ci sono? Tutto Sopra il privato, tendone. non c'è So, niente nel sopra il comunale. tendone. No, Sopra sopra il tendone. quello di dove c'è lo sterrato sopra me non è Non è privato. privato, quelli no, sono Assolutamente, quello è privati. comunale. Sono Anzi, comunale. se ci organizziamo, apre Comunque. un bar, Ah, bar bravo, bravo, gratis, si può gas, dare per chi la acqua, gas pensa pulita. come Silvietta, contattate Silvia, tanto la trovate ovunque.
e mettetevi d'accordo. Possibile.gnaus. Ci sa chi, eh? Altrimenti andiamo a c'è posta per te. C'è posta per te. C'è che accanto. Hai capito? Oppure anche a Strisciano, qualcosa faremo. C'è posta per te, carino. Questa cosa è anche Gufognani, oltre a capito. Gufognani. La busta ce ne vuoi. Va bene. E cosa faresti? Ti apriresti la busta dietro a lei? Cosa facciamo, Federico? Apriamo la busta? Sì, dai. Allora, Vittore, hai portato un picco di visualizzazioni da quando sei entrato. E questa non è una stronzata, è vero. La gente ti ha visto e si è emozionata. Sta guardando gli occhiali la gente, in maniera impressionante. Alzate gli occhi, guardate il capello che scende, questo capello che scende. Quindi, allora, a parte gli scherzi, no. Noi vogliamo fare qualcosa di concreto. Intanto io e Michela Guerini, alias Gemelli, perché magari come Guerini non è vero, non conosco. Ok? La moglie di Walter, ora raccoglieremo delle firme e perché ci siamo annoiati di spendere 10 euro ogni volta, uno, e perché non ci sembra giusto, perché il gioco è un diritto come lo studio e 24 ore su 24 la PlayStation non possono stare. Perfetto, noi ringraziamo a questo punto la nostra ospite della giornata. Fammi vedere come fa la farfalla. E la farfalla. Ah, te la sei fatta lì, eh? Sì. Hai fatto bene. Di là c'è la pantegana. Gianluchino, buongiorno. Buongiorno. Lo sai che hanno riaperto gli scavi? No. Noi ci siamo stati, Dove? Giù alla villa. A villa io. No, alla villa. No, madonna, ha ripicciato un bottone e è partito. Questo è un musimismo edilizio, sono cominciato gli scavi. Dov'era? Dove l'ho persa? Ho perso. Bimbo, cammina a scuola, attimo. Tullio, oh, questa è larga così. Così. Allora, gli archeologi alla villa delle grotte si torna a scavare dopo anni. Decisiva l'operazione, anche una donazione di 200.000 euro di una fondazione tedesca. Cioè, una fondazione tedesca ci sta dando soldi. Una fondazione tedesca, ONG. State attenti, bellissimo. Perché se viene fuori una. Che non quelli italiani, i tedeschi. Se viene fuori la MG, ragazzi, arriva Salvini. Ma ci manca anche loro, secondo me ci fanno una casa lì. Sì, però poi stamani ci fanno un condominio, un resort, un condominio romano. Un condominio romano, riaprono. Hanno riaperto gli scavi alla Villa Romana dopo tanti anni grazie a una fondazione tedesca. Ci ha dato soldi, non ci hanno dato soldi le fondazioni italiane. Ma quali erano? Quelli che avevano aperto e poi erano richiusi? No, quella è quella invece della. Hanno dato 200.000 euro per aprire e 200.000 euro per chiudere. No, quella è quella sotto. Ah, è quella sotto. Questa è la prima villa romana, quella sopra quando si arriva. Io me la ricordo. Le grotte, dai. No, giù a San Giovanni. Giù a San Giovanni invece c'era la cosa, mi sembra sia tutta aperta, la fattoria. La fattoria romana. Alla fattoria trovi la bontà. Poi c'è il grande. Un grande ricordo di Donatello. Sì. Che ora però chi c'ho aprirla, quando c'è una partita, mi sembra. C'è la partita. Allargarla. Presentazione alla Un pallone per un sorriso in programma il 25 settembre allo Stadio Lupi. A parlarne alla stampa il consigliere Condella allo sport Andrea Fratti. Quindi mi raccomando, alle 17 campo sportivo inizierà il triangolare in memoria di Donatello Martorella, grande dona. Quindi partecipate perché poi tutto ricavato andrà a beneficenza, per cui. Quindi oltre a ricordare un grande personaggio si fa anche del bene. Di Marco, comandante dell'area vigilanza, la mina di campo, cioè il nuovo comandante. Diamo il benvenuto? Ogni tanto è a casa. Benvenuto, benvenuto comandante. Benvenuto a casa di Marco. Benvenuto a casa di Marco. Poi cosa c'è di bello? Io ci vedo, ragazzi. È un progetto per il campo di calcio di cavo. Ah, anche a cavo fanno il campo di calcio. Io un po'. Ma lo so pieni, hanno li vedo. Lo fanno a campo. C'hanno la Silvia, allora, la zona lo fanno a cavo. Ecco, vai. Mandalo al cavo, spendi sì, meno di fulma. Capace di spendere meno di fulma, vedi? Ma secondo. Ma è il cavo. Allora, è il sindaco di cavo, Ecco, quindi anche il sindaco di Porta Azzurro si dovrà attivare per Porta Azzurro. Cioè. Visto che a Porta Azzurro. Con 10 euro fanno un mensile per cavo comunque. Sì, ma qual è il problema? Il problema è che non c'è spazio adibito per giocare. Non c'è spazio per giocare a pallone. È semplice, il bimbo va lì. Ah, ma ti dici durante. Quest'estate li hanno buttati fuori da ovunque. Perché che rompono? Ma c'è il campetto perché rompono coglioni, ma è vero che rompono coglioni. C'è il campetto qui. Allora, a parte non è finito, uno. A parte che sono tantissimi e nemmeno ci stanno. Sì, la vuole di terra. Io voglio un campo di terra. Dici cosa vuoi, uno stadio? No, un campo di terra. Dove sta Mario? No, dove
sta Mario, è perfetto. Dove c'è le bombole? Dove c'è le bombole? Vale, lo, spazio, dai. Lo spazio di Mario lì. Io Mario. Guardo anche la rossa. Bravo, c'è meglio rosso. Oppure un'altra cosa, il campo sportivo d'estate, tipo in ore, magari 2 ore al giorno, ci va un genitore a sorvegliare. D'estate, un genitore a sorvegliare. Di quelli che giocano. Avete tanto tempo. Fucile. Io lavoro 12 ore al giorno, non ce l'ho tanto tempo. No, però il campo sportivo, già che il terreno ci hanno fatto risistemarlo quest'anno, però buona. Tutte l'estate hanno speso 10 euro. No, va bene, non ti allargare, va bene il campo su a bocchino. Per me anche il campo sportivo. Una spianata lì, una spianata. Oppure se non è comunale quello davanti alla palestra, no, la palestra okay, è privato di chi è? Il sindaco o comunque il comune potrebbe pagare il terreno in affitto. Ma lì se lo fanno con posteggio. E basta. Va bene sopra. Secondo è perfetto, secondo me è perfetto. Dove c'è la pista di pattinaggio? Sì, dove c'è la pista di pattinaggio, ci siamo sempre giocati, quindi c'ha c'ha una storia. Perché pigliare a manate dopo? Vabbè, le piglierei a manate. Nel senso che fanno uscire. Sì, sì. Il discorso molto acceso. Molto acceso stamani su questi spazi per i ragazzi a Portazzurro per giocare a pallone. Ci sono varie teorie, forse arriveremo a un punto di accordo. E se no direttamente noi andremo avanti comunque qui al De Santis, qui al De Santis, che è chiuso stamani per un pullman, sarebbe perfetto. E per cosa? Finché non ce lo danno, invece facciamo la festa. È arrivato il secondo. Fermo. Arrivano tutti. No, questo no, Malta è parco assistenza. C'è il timbro, qui c'è il timbro. Lì parte, c'è il timbro. Fai partecipare questa arrivano persona. Mettono il timbro e poi riparte. Come quando, va in discoteca. Vai, esci un attimo, metti il timbro. Metti il timbro e poi usciti dalla gara, in discoteca, metti il timbro, se no puoi riparti. Stavano utensellata male. Niente, c'è partito... Non sono più. Niente, ti dicevo giocare cartaceo. No, c'ho il tablet. È già finito. No, non è lo porto io il tablet. Porto io. Appicciato. No, proprio. Appicciato. Appicciato e invece. Ignorante. No, è colpa mia. Guarda. C'è anche io. Non ti fa casino questo giocatore. Sì, è perché. No, no, è personale. È personale. Va bene, ragazzi. Comunque, hanno ripreso le scale. Avevamo fatto notizie. Due notizie. Salvare un albero. Bravo. Salva un albero. No, io voglio le carta. Io voglio salvare. Un palo dell'Ena. Siete carini tutti? Guarda, aspetta, mettiteli pure te. Tutti sì, e tre aspetti. Io c'ho l'occhiale. Guarda, io c'ho l'occhiale. Spettacolari, guardate. No, io non ce l'ho specchio. Cioè, guarda, non ce l'ha, ce l'ha. Di Stronzo Brothers. Siete carini. Guarda. Silvia, ciao, sei sempre in formissima. La Baldetti, la Fede. Ah, ok. Ciao Fede! Ciao Fede! Ci vede! Sì, allora, dici l'ottima attività. Oltre a cosa di bimbi, c'hai qualche altra iniziativa? No, ora sono venuta con questa. Posso venire un altro giorno? Sì, sì, diciamo, fai così. Allora, un'iniziativa... Preparati una rubrica. Un'iniziativa settimana. Vengo anche ogni 15 giorni. No! Una volta a settimana è troppo. Una volta a settimana è troppo. No, no, è troppo. Sei ingombrante. Vengo una volta poi dove mettevo? Vengo una volta a settimana. Ma ce la fai a lavorare l'iniziativa in una settimana? Ce la fai? Ragazzi, no, ma non aspetti di chiedere. La prossima è una pista a palline sulla spiaggia. Vi vogliamo i giardinetti con le buche. Boccioni. Ma perché? Vi vogliamo i giardinetti con le buche. Ti dico. Allora, te tu c'hai i tuoi figlioli grandi e ragioni bene. Ma secondo te è una cavolata. No, seriamente. Ma perché? È un problema che eravamo bimbi noi. Però la pista di pattinaggio trasformata in un campetto non sarebbe male. La pista di pattinaggio non c'è più, quant'è più? Non c'è più, appunto, dove c'è. Infatti l'hanno già rasata al suolo. Perché ci devono fare fermo. Però come dici tu, sei davanti a Piga. Però ci devono fare dei posteggi. Ma c'è il pattinaggio. Ma ci devono fare dei posteggi. Penso non faccio più. Quindi niente, ragazzi, ciao. Uno quando che c'hanno le femmine vengono a parlare, io parlo da mamma di Massimo. Mentre Regina vi saluta, le dico l'Albana, le fa ciao, dobbiamo andare via con tutto il circolo mediatico perché stanno arrivando flotte di autovettura per timbrare chiuso un parcheggio. Grazie a tutti, arrivederci, ciao.